No! No! Oh! Che fortuna! Che fortuna! Bentornati su Super Mario Galaxy 2. In questo episodio finiremo, anzi dubito che lo finiremo, ma sicuramente lo continueremo un bel po', barra finiremo, al massimo nel quarto episodio lo finiremo sicuramente, il mondo 1, con un bel po' di galassie, tra l'altro molto molto particolari e molto molto divertenti. Quindi senza perderci in intro inutili, direi di buttarci subito al timone, nella nostra astronave Mario. Ed eccoci qua. Abbiamo fatto questa galassia, anche questa. C'è un bello sfagliato che non possiamo ancora nutrire. E dobbiamo finire la galassia Trottolina, la Gatina. E poi potremmo andare sia in questa galassia qua, e sia in questa. Ancora non so né i nomi di una né dell'altra. Direi di scoprire i nomi. Ok, galassia Nuvola Batuffolo. Oppure galassia Attrazione. Questa è data soltanto una superstella, ma finora, finora. Detto questo, finiamo la galassia Trottolina. Stelle argento da scavare. Oh, me lo ricordo. Rieccoci in questa bellissima galassia. Qua c'è un po' di erbetta, tra l'altro. Oh no, Mario Fantasma, Mario Ombra, come si chiama? Dunque, che cosa ci può servire? Non ne ho la più pallida idea. Ah, sì, ok. Uccidete la pianta piranha. Oh, come, ok, così. Salite sopra e fatemi salire, ok? Su, 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 su. Le rotelle a vibrazione dal controller. Mi ricordo che vi dava fastidio. Dai, dai, dai. Perché non morite? Raga, perché non sta morendo? Cosa devo fare? Mi ha ucciso, seriamente? Non possiamo partire così male. Ma qua abbiamo una superstella lancio. Mi non ho parole. Ma stiamo scherzando? Era tutto inutile. Io non ho parole. Prendiamo le astroschegge che ci mancano per lo sfalillotto. Oh, scusate, ma Mario Iride? Questo non mi dà mica astroschegge, così. Sì, perché se vi saltate in testa vi dà monete. Se no, astroschegge. Sì, ma se non mi date Mario Iride, però, potrei, anziché prendere la sua scheggia monete, prendere una bella botta in testa e morire. Vabbè, dovrei averne abbastanza. Entriamo nel tubo verde. Ed eccoci qua. Con la trottolina. Giù, 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 giù. Aperto e via. Dovrebbe essere qua sotto. Vi ricordo che la medaglia cometa l'abbiamo già presa. Ok, qua sotto non c'è un tubero. Prendiamo questo. Sì, ne abbiamo abbastanza per la sua ilotta. Dunque, giù. Di qua. Di qua. Non è vero che è scarico. La devi finire, gioco. Raga, io vi giuro. Ovvio che adesso mi dice che è scarico, ma non è scarico, ve lo giuro. L'ho messa a caricare, a meno che non fanno schifo queste batterie, non so che dire. E adesso me lo becco. Ok, me lo sarò io. Tanto me lo becco sempre quello. Oh, in mezzo a due. Bellissimo. Io non so perché me lo becco, giuro sempre. Questo no, va bene. Uno su tre, va più che bene. Ed eccoci qua fuori, mi servirebbe una moneta adesso. Basta sorteggio, basta. Maxi, te la lancio e via. Ok, bandierina e una moneta, fantastico. Sì, ci siamo, ci siamo. Eccoci qua. Allora, che cosa fare? Prendere esattamente la trottolina e prendere 5, sì, stelline argento. Vi consiglio di entrare nei buchi intanto per vedere un po' che cosa c'è. Infatti ne abbiamo già presa una. Sì, è una specie di labirinto sotterraneo. Sì, la prossima l'ho vista qua. La gravità qua influenza tutto, letteralmente. Ok, ne abbiamo una qua. Usciamo. No, ne ho distrutta una. Qua ne abbiamo una? Non me lo ricordo. Andiamo qua. Ok, no, qua non c'è niente. È dall'altra parte, ce ne sono due. Ah, ok, eccola qua. L'ultima è lassù. Esattamente, boh, qua. Sì! Ed ecco la nostra superstella. Si aspetta un attimo, quindi devo venire fino là. Non mi fa neanche fare. Vabbè, qua comunque. Mi fa fare il salto lungo. Ma questo sì, ma dai! Voilà! Sei superstelle, ma dove siamo? 328 astroschegge. Sfoilotto Loom, mi spieghi? Ah, il museo, la collezione. Cosa abbiamo stavolta? Un arnese per scavare? Sì, questa è una specie di collezione, raga. Un'altra delle tue stranezze. Basta che non ti metti a scavare in giro per l'astronave. Ma sai che non è una brutta idea. Dati salvati.
Vedete che ce ne sono veramente, veramente tanti. Ne abbiamo fatto uno su 7. Quindi dobbiamo andare avanti per scoprirli tutti, ovviamente. Ma prima di fare qualsiasi altra cosa, prima di cominciare una di quelle due galassie, ne abbiamo un'altra da creare. Sfavillottino, chiama. Hai trovato uno sfavillotto ghiotto. Mi auguro che tu abbia tante astroschegge. Quelli mangiano. Sì, l'abbiamo capito dal primo gioco, tra l'altro. Tra l'altro, hai amico delle astroschegge? Sì, ha cambiato forse dialogo, non lo so, qualche parola. Comunque, tra l'altro, lo diceva anche prima. Voglio delle astroschegge. Se ne mangio 300, mi trasformerò. Sei fortunatissimo. E 3, 2, 1, beccale tutte, perché non ne prendo altre per te. E ok. Ci sono, sono sazio. Ora stai a guardare. Trasformazione, questo l'ha sempre fatto. È apparsa una nuova galassia. Ok, sono consapevole adesso del fatto che quando vibra il controller si vede nel microfono. Quindi facciamo che tolgo la vibrazione per il prossimo... Tolgo la vibrazione per il prossimo episodio. Dunque, andiamo in questa nuova galassia, perché dovrebbe avere soltanto una superstella. E nel più è super super facile. Ma potrebbe essere super super noiosa e difficile se non fate attenzione. Dunque, dobbiamo tra l'altro prendere la medaglia cometa. Galassia, salta e scambia. Pannelli da panico, eh sì. Però dovete ammettere che la host è veramente formidabile. Il coniglio vi dirà che dovete fare un salto. Oh, Mario, ok. Salta, poi fai una piroetta, falli girare, pion pion. Infatti, se voi saltate e fate una piroetta, loro cambiano. E il telecomando, vi ripeto, non è scarico. Cercherò di risolvere anche questo nel prossimo episodio. Andate avanti, fate molta attenzione, perché se saltate e poi non scuotete, cadete nell'oblio. E dovete anche sincronizzarvi, perché potrebbe risultare fatale. E non sto scherzando. Io non mi ricordo in più dov'è la medaglia cometa. La incontreremo tra poco? Peccato, se state per cadere, scuotete, vi togliete magari il pavimento sotto i piedi. Mi è già successo, per questo che ve lo dico. Così. 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 E andate avanti. Banderina. E avanti. Oh no, ok. Questi fateli pure cadere. Non sono importanti. Ok, facciamolo tranquillamente cadere quello. Facciamo adesso un po' di esercizi così. Quello caduto, questo... No, come non sei caduto, bro? Devi cadere. Cadi, non cadi, cadi, non cadi. La medaglia è là. Cadi pure, ok, cadi anche te. Cadi, andiamo qua. Cadi, ok. Medaglia presa, facciamolo cadere. Così, e così. Totalmente sicuro, ma super efficace. Ok, ora fate molta attenzione qua, non dovete scuotere. Oppure andate in quello blu, è anche una vostra scelta questo. Così. E non dovete avere problemi. Oh, stavo per cadere. Questa è una salvezza che però vi può offrire. Mannaggia, meno male che non ho scosso. Oddio, si dice scosso, sapete? Non lo so. No! No! Oh, oh, oh! Che fortuna! Che fortuna! Sette super stelle, ma c'è una volta in cui mi spawna a ritorno in un posto normale, non sempre diverso. Vediamo un po'. Ok, possiamo andare lì da quell'astroscheggia gigante, come quasi una galassia. E sfavillotto, hai portato un astroniglio? Un astroniglio, ok. Vuoi sapere cosa c'è di più carino di questi conigli in tutto l'universo? Niente, sì. Ah, bella questa. È un burlone, lui comunque. Beh, forse mi sbaglierò, ma ho l'impressione che quella dolce creatura abbia qualcosa da dire. Beh, si riempie di animali nuovi l'astronave. Ascoltami bene, perché non ho intenzione di ripetere un'altra volta. Oh, stai calmo. Oh, ok. Uno dei Todd a bordo ha iniziato a raccogliere astroschegge. Questo ci può tenere l'astroschegge se siamo al massimo ottenibili, possiamo anche dire. Credo che le costruisca. Perché non vai a controllare meglio di cosa si occupa? Sì, oggi non so leggere, tra l'altro stamattina. Prima di andare a fare tutto questo, andiamo qua, ok. Abbiamo il dado della fortuna, che se... Perché io ripeto, a noi le vite non servono, quindi la scheggia è sicuramente meglio. Ok. E qua abbiamo l'astroniglio, che ci vuole dire qualcosa.
Scotty, ti raccomando, Wii, quando ti trovi in aria, una piroetta ti darà una piccola spinta in alto. Come credi che io riesca a saltare così in alto, pian pian, perché sei un coniglio? E hanno fatto bene a scegliere quell'animale, perché loro saltano, non so se lo sai. Dunque, Todd custode. Mario, vuoi sapere le novità? Sono diventato custode della Sasquatch. Se mi dai della Sasquatch, potrei condividere con gli altri file del salvataggio. Se preferisci non condividere, posso anche solo tenere le tue Sasquatch. D'accordo. Adesso hai 100 Sasquatch e tutto, non te l'ho mai date, va bene. Puoi darmi il custode e ritirare la Sasquatch. Procedi? Sì, procedo. Vuoi mostrarvi un po' che cosa accade? Dunque io ne ho 43 e lui 100. Se ne do da custodire, da me ne toglie e lui gliene restano. Cosa succede? Lui arriva a 9999 e lui tra l'altro cambia forma, vi dà la Sasquatch. E il bello appunto che può anche condividerle. E il bello che noi ci abbiamo sempre più spazio per tenerne altre. Facciamo ok. Torna presto, ok. E lui ce ne tiene. Dunque, quasi 14 minuti di rec, direi di fare almeno iniziarne una di due galassie. E direi di fare, magari prendiamo questa Sasquatch. Ok, ce ne dà 8. Variano, variano. Non questa, ma magari... Ah, oddio, anche questa ne ha soltanto una, di superstella. Quindi una delle due. Basta, giocatore 1. Vi giuro, cercherò di sistemarlo. Beh, facciamo la galassia attrazione, che così facciamo questa e ci porta direttamente dal boss. Galassia attrazione. Gravitazione senza regole. Come ogni pianeta. Beh, anche questa hosta. È inutile che ve lo dico ormai. Tutte le hoste sono strafamose e strabelle. No, scusatemi. Ok, captato. Il resto della truppa è laggiù. Andiamo dalla truppa? Anche perché non mi ricordo niente di questa galassia. Questo che cosa fa? Sto schegge. O monete. Monete, ok. Fiorellino. Su. Ok. Questi esseri non potete ucciderli finché non invertite la gravità. Perché vedete che hanno il giglione così. Invece hanno un bel pancione e potete ucciderli. Questo tubo dove porta? Dam 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 dam. Oh, 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 ok. Sei Mario Fuoco. Scuoti il telecomando qui per lanciare palle di fuoco. E anche questo gioco è a tempo. Dunque immagino che qua dentro qualcosa ci sia. Esatto, oh, un tubo arancione. I tubi arancione cambiano scenario, vi ricordo. C'è qualcos'altro magari? Non è dubbio, rompo tutto. Ok, non c'è... Ah, una vita. Che non fa male finché siamo in questo salvataggio. Dunque, è sparito ed entriamo nel tubo. Anche se ho idea di dove ci potrebbe portare. Ah, il solito. Ma questo è ancora più difficile, non ci sono le bombe. Parlami. Tutta la spazzatura dell'universo finisce qui, non è possibile. Quante casse, la situazione mi sta sfuggendo di mano. Ovvio che ti aiuto, mi faresti un favore? Sì, le brucio al più presto. Ah, sono un po' arrugginito. Va bene, pensaci tu. D'accordo. Siamo già a Mario Fuoco. 3, 2, 1, 20 secondi, ma come dovrei fare? Ah, meno male che le spacca così le casse. Ok. Fantastico! Non ci credo! Alla prima non ci posso credere, con 4 secondi di anticipo. Avrei potuto fare molto meglio, tra l'altro. Oh, grazie, hai ripulito tutto, grandioso. Ce ne sono altre di missioni così, ve lo dico. Beh, superstella nascosta, ottenuta. Chissà quante ne abbiamo perse già di superstelle nascoste. Otto superstelle, tra l'altro, se vedete che ho dimenticato qualche superstella nascosta in galassie precedenti, oppure qualcuna che mi scordo nei video, scrivetelo tranquillamente nei commenti, perché non so se ci ritornerai poi, perché appunto non me lo ricordo. Dunque facciamo esattamente la stella principale della galassia attrazione. Quante superstelle oggi, ragazzi? Siamo a 17 e mezzo minuti di rec. Va bene. Ci sono anche tutti i tie di mezzo, quindi va più che bene. Dunque torniamo un po' in quel punto, ci vediamo alla... Ma non è che era tanto lontano, siamo già arrivati. Piano, vai, piano, ok. Dunque, andiamo avanti. Attenti al buco nero, perché sì, l'abbiamo capito, alla fine di Super Mario Galaxy 1. Povero osservatorio. Vabbè, poi si è ricreato migliore. Mega pianta piranha, state attenti. Boom e boom. Tanto sto scheggina. E noi prendiamo per il prossimo soliotto affamato. E attenzione, ok. E monete.
Checkpoint e attenzione qua, ok. Vieni altra piattaforma. Caro Goomba. Ciao ciao. Ok, là sopra c'è una leva, andiamoci. Boom. Ammazziamo il nemico e torniamo su. Oh, mi ricordo quante morti che ho fatto in questa parte del livello della galassia, mamma mia. Intanto ci manca ancora la medaglia cometa, che se non erro è qua da qualche parte. Ma stiamo tranquillamente qua, prendiamo la vita. Ignorate l'avviso della batteria scarica, che non è vero, e andate qua. Oh, attenzione, attenzione, attenzione. Dovrebbe essere qua da qualche parte. E infatti è là sotto, come ci arriviamo però? Buonanotte. Ok, così, così, molto facile. Presa. Ma aspettiamo un attimo. No, 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 no! Maledetto tuo. Sì, mi ricordo che in un episodio non sapevo il loro nome, cioè non me lo ricordavo ovviamente. Continuiamo, dobbiamo pure riprendere la medaglia. Grazie, gioco. Adoro. A portare 3D World, devo pensarci, perché effettivamente ci sono molti più collezionabili là che potrei tranquillamente dimenticarmi, cioè non me li ricordo mai. E farmi delle liste mi sembra eccessivo. Devo pensarci bene, eh. Ma finora abbiamo un'altra serie da portare avanti. Che ovviamente è tutto al 100% voglio portarvi, se no. Dunque, via di qua. Ok. Andate avanti. Sapete tutti dov'è. Ok, è lì sopra. Ci arriviamo così. Oh, che bello. Che bello. Fate così, ok. Fate prima. E non rischiate. Checkpoint, grazie. E abbiamo un fiore di fuoco. Che abbiamo già visto prima. Svuotiamo e... fiamme. Più qualitose, visto che è il 2. Non è più l'1 questo. Anche se in realtà sono più qualitose l'1 perché erano su Switch, ma dettagli. Sì, 3D All Stars. È molto discusso, tra l'altro, 3D All Stars. Molti dicono che è una truffa perché comunque non l'hanno migliorato, non hanno più fatto sequel. Quanti checkpoint, santo cielo. Vabbè, grazie, per carità. Io non so manco dove sto andando. Pensa a te. Ok. Sembra che mi porta da qualche parte questo posto. Piano, Goomba. Ok, siamo arrivati da qualche parte. Tanto la medaglia l'abbiamo già presa, non mi devo più preoccupare di quello. Oh, stiamo viaggiando, ok, ok. Abbiamo una vita che non prenderò mai. Infatti non l'ho presa. Ok, la stellina, let's go. E siamo arrivati a 9 super stelle con 5 medaglie comete. Galassia completata al massimo? Strano. Beh, al massimo, vi ricordo che qua la stellina argentea, ok. Oddio, in realtà non mi ricordo bene che valore ha. Però fino alla fine del gioco quella è la nostra d'argento. Non ci dovrebbero essere stelle verdi a quanto pare. Quindi era veramente con una sola super stella questa galassia. Infatti vedete che c'è la stellina, la coroncina argentea. Molto molto bella. Dunque, nel prossimo episodio faremo la galassia Nuvola Batuffolo. E probabilmente finiremo, anzi, quasi sicuramente finiremo. Anzi, ve lo prometto, finiremo questo maledetto mondo 1. E sistemeremo un bel po' di problemi. Di audio, di video. Vedete voi. Dal vostro Nico tutto, ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao!